Allora, mi chiamo Mario Di Sciorno, ho 32 anni, sono di Crotone e sto manifestando per le manovre del signor Monti, al quale noi della popolazione di Crotone non riusciamo più a fronteggiare alle spese, al caro vita del gasolio. Io faccio pure l'autotrasportatore e siccome dove sto lavorando le ditte non fanno più fronte alle spese del gasolio e per questo motivo mi hanno costretto a licenziarmi e per questo sono anche disoccupato, sperando che qualche manovra ci venga in aiuto e di qualche politico soprattutto, perché tutti quanti passano ma nessuno ti ferma e nessuno che ci tende una mano. Sono Alessia Barresi, ho 22 anni e studio all'Università di Cosenza, Filosofia e Storia. Io sono qui stamattina a scioperare perché sono contro il governo Monti, in quanto innanzitutto non ci è stata data l'opportunità di votare e quindi di scegliere il nostro Presidente del Consiglio e secondariamente perché non devo avere la speranza di credere in un futuro. Devo assicurarmi un futuro e qui, soprattutto al sud, viviamo in una condizione troppo disagiata. Io sono Andrea Correggio, ho 32 anni e sono un disoccupato. Sono qui perché stiamo aderendo a questo movimento dei Forconi che vuole fare pressione sia per quanto riguarda il discorso del caro della benzina, ma io sono qui anche perché spero che questa manifestazione porti la giusta pressione ai politici perché non lavorano questi politici ma fanno solo i loro interessi, invece dovrebbero fare gli interessi del popolo. E quindi spero che tutto il popolo scenda in piazza per manifestare e per mostrare il proprio dissenso in questa classe politica che ha fallito, che ha distrutto la mia terra negli ultimi 30 anni, e perché distruggendola, togliendoci la salute, il lavoro e il futuro.